Adoravo passare intere giornate sulla terrazza a guardare il cielo che si sfogava sulla terra. Giocavo a fare l'arbitro di quell'incontro cosmogonico e contavo i punti. Le nuvole erano molto più impressionanti del terreno, eppure questo alla fine la spuntava sempre, perché era il grande campione della forza di inerzia. Non appena vedeva arrivare le magnifiche nubi cariche d'acqua, iniziava a ripetere il suo ritornello. Dai, dammeli di santa ragione, lanciami la tua riserva di munizioni, metticela tutta, stendimi, non dirò niente, non gemerò. Nessuno sa incassare come me, e quando tu non esisterai più per avere troppo sputato su di me, io sarò ancora qua. A volte abbandonavo il mio riparo per andare a sdraiarmi sulla vittima e condividere la sua sorte. Sceglievo il momento più bello, quello dell'acquazzone, il pugilato estremo, la fase del combattimento in cui l'assassino colpisce sul muso a ritmo di grandine senza fermarsi in un fracasso rimbombante di carcassa che scoppia. Cercavo di tenere gli occhi aperti per guardare il nemico in faccia. Era di una bellezza stupefacente. Non ero contenta di sapere che prima o poi avrebbe finito col perdere. In quel duello avevo scelto da che parte stare. Mi ero venduta all'avversario. Anche se abitavo sulla terra, facevo il tifo per le nuvole. Erano così seducenti. Per loro non esiterei a tradire. Nishosan veniva a cercarmi per costringermi a mettermi al riparo sotto il tetto della terrazza. Sei pazza? Ti ammalerai? E mentre mi toglieva i vestiti inzuppati e mi frizionava avvolta in un asciugamano, guardavo la tenda d'acqua che continuava la sua opera pleonastica, atterrare la terra. Avevo l'impressione di abitare in un gigantesco autolavaggio. Poteva succedere che la pioggia vincesse. Questa vittoria provvisoria si chiamava inondazione. Nel quartiere il livello dell'acqua si alzò. Questo tipo di fenomeno si ripeteva nel Kansai ogni estate e non era considerato una catastrofe, era un rituale previsto in vista del quale ci si organizzava, lasciando per esempio gli omisho nelle strade, gli onorevoli tombini di scolo, spalancati. In macchina bisognava circolare lentamente per evitare gli spruzzi troppo forti. Mi sembrava di stare in barca. La stagione delle piogge mi seduceva per diverse ragioni. Il laghetto verde era diventato largo quasi il doppio e aveva ingoiato le azalee dei dintorni. Avevo uno spazio due volte più grande per nuotare ed era deliziosamente strano avere talvolta un cespuglio fiorito sotto i piedi. Un giorno mio padre, approfittando di una schiarita passeggera, volle fare una passeggiata per il quartiere. Vieni con me, mi disse tenendomi la mano, in genere di cose che non si rifiutava. Andammo dunque insieme a fare quattro passi per le stradine inondate. Adoravo passeggiare con mio padre che, immerso nei suoi pensieri, mi lasciava fare tutte le sciocchezze che volevo. Mia madre non mi avrebbe mai permesso di saltare a piedi uniti nei torrenti, ai bordi della strada, bagnando il mio vestito e pantaloni paterni. Lui non se ne accorgeva nemmeno. Era un vero quartiere giapponese, calmo e bello, delimitato da muri ricoperti di tegole nipponiche, con i ginkgo che spuntavano da giardini. In fondo la stradina si trasformava in un sentiero serpeggiante, su per la montagna, in direzione del laghetto verde. Era il mio universo. Per l'unica volta nella mia esistenza mi fu concesso di sentirmi a casa mia. Avevo il braccio alzato per tenere la mano paterna. Ogni cosa era al suo posto, a cominciare da me, quando mi accorsi che la mia mano era vuota. Guardai accanto, non c'era più nessuno. Un attimo prima, ne ero sicura, mio padre era là. Era bastato che mi voltassi un istante e lui si era smaterializzato. Non sapevo neanche quando aveva smesso di tenermi per mano.
Fui presa da un'angoscia senza nome. Com'era possibile che un uomo si volatilizzasse così? Gli esseri erano cose così precarie da poterle perdere senza motivo e senza una spiegazione. Com'era possibile che un monumento umano di quella fatta sparisse in un batter d'occhio? All'improvviso sentii la voce paterna che mi chiamava, senza dubbio dall'aldilà, perché nonostante continuassi a guardarmi intorno, lui non c'era. La sua voce sembrava attraversare un mondo prima di raggiungermi. Papà, dove sei? Sono qua, rispose con calma. Qui dove? Non ti muovere e soprattutto non andare dove ero io. E dov'eri? A 1 metro da te, sulla tua destra. Cosa ti è successo? Sono sotto di te. C'è un tombino aperto e ci sono caduto dentro. Mi guardai attorno. In mezzo alla strada, trasformata in un fiume, non si scorgevano botole. Ma a guardare bene, si vedeva come un vortice, segno che gli scarichi erano aperti. Papà, sei nel miso? Mi chiesi con ilarità. Sì, tesoro, rispose serenamente per non impaurirmi. Si sbagliava. Avrebbe fatto meglio a mettermi paura. Non ero spaventata neanche un po'. Trovavo l'episodio veramente comico e non vedevo dove fosse il pericolo. Fissai il buco d'acqua che l'aveva ingoiato, meravigliandomi che potesse parlarmi attraverso quel muro liquido. Avrei voluto raggiungerlo per vedere com'era il suo alloggio acquatico. Papà, stai bene lì dove sei? Sto bene. Torna a casa e di' alla mamma che sono nelle fognature, va bene? Mi chiese con tale sangue freddo che non capii l'urgenza della mia missione. Vado. Alzai i tacchi e mi misi a giocherellare. Per strada mi fermai, colpita da un'evidenza. E se fosse questo il mestiere di mio padre? Ma sì, certo! Console voleva dire fognaiuolo. Non aveva voluto spiegarmelo perché non ne andava fiero. Quel furbacchione! Ridacchiai. Avevo finalmente chiarito il mistero delle attività paterne. Usciva presto, tutte le mattine, e rientrava la sera e io non sapevo dove andava. Adesso però lo sapevo. Passavo le sue giornate nelle canalizzazioni. Pensandoci bene, ero contenta che mio padre facesse un lavoro legato all'acqua. Dopotutto, anche se si trattava di acqua sporca, era pur sempre acqua, l'elemento amico, quello che mi assomigliava di più. Quello nel quale mi sentivo meglio, anche se avevo rischiato di annegarci. Non era logico, d'altronde, che io avessi rischiato di morire nell'elemento che più di tutti parlava meglio la mia lingua. Non sapevo ancora che gli amici erano potenzialmente i traditori migliori, ma sapevo che le cose più seducenti erano le più pericolose, come sporgersi troppo dalla finestra o coricarsi nel bel mezzo della strada.